Ospedale unico nel Teramano? Sì, è senza ombra di dubbi situato nel comune di Teramo. Per una volta sono tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, che confermano questa linea di pensiero durante un consiglio comunale convocato ad hoc per decidere sulla più importante e strategica infrastruttura sanitaria teramana del futuro. L'opposizione e la maggioranza convergono su un'idea comune a Teramo, ormai che il Teramo capoluogo ha la soluzione per l'ubicazione di un unico grande ospedale in provincia di Teramo. La Regione Abruzzo si sta apprestando a fare decisioni importanti. Noi oggi in Consiglio Comunale diciamo, spero all'unanimità, che Teramo appunto ha la soluzione a questo problema. Sulle aree avete già delle idee precise? Sì, appunto c'è un'area individuata già dal gruppo Partito Democratico qualche mese fa che riguarda tra Piano Daccio e San Nicolò, un'area già antropizzata, ci sono delle cave e sarebbe anche da recuperare. Poi ci sono un'area proposta dall'amministrazione comunale che sta a Sant'Atto, a Colline Sant'Atto vicino all'Iperbarico, di proprietà della ASL, e c'è un'altra area individuata dal direttore generale che sta tra Villa Pavone e Piano Daccio. Anche la maggioranza è convinta sulla necessità di un ospedale unico a Teramo. Ma sicuramente sì, Teramo è la città capoluogo di provincia, Teramo è il tramite naturale tra il mare e la montagna, è baricentrica rispetto alle esigenze di tutti. Teramo ha delle aree che sono vicine ai punti all'infrastruttura, ai punti di collegamento quali la ferrovia e la Teramo Mare, quindi insomma credo che sia giusto che sia a Teramo. Ma il vecchio ospedale poi che ne faremo? Beh, questa è una domanda che bisognerebbe fare alla ASL. Chiaramente io credo, da quello che insomma, abbiamo visto, da quello che abbiamo sentito, dai discorsi fatti con il direttore generale, credo che parte verrà riconvertita per i lungodegenti, quindi per i cronici, perché comunque l'ospedale è unico, o quantomeno dell'ospedale a Teramo si parla di un ospedale per acuti, quindi di un ospedale con 800 posti, 700 posti solo per acuti. Dunque, una volta individuata l'area migliore tra le proposte avanzate, la parola passa alla Regione Abruzzo. Nota di colore, il Consiglio Comunale dedicato all'ospedale unico di Teramo è stato preceduto da un question time infuocato, durante il quale il consigliere di Abruzzo Civico, Gianluca Pomante, ha demolito la candidatura di Teramo a Capitale della Cultura 2020, proponendo invece la città a Capitale della Zappa e della Birra.